Buongiorno, eccoci qua. Siamo in compagnia di Cristina oggi, che ha terminato, insomma, da qualche settimana il percorso di Insight e voleva raccontarci com'è stata la sua esperienza e il suo viaggio in queste settimane. Buongiorno Cristina, ben arrivata. Buongiorno, ben trovata, grazie. Vuoi raccontarci prima di iniziare chi sei e di che cosa ti occupi? Sì, allora, io mi chiamo Cristina, abito a Perugia e in questo momento sono una consulente olistica e mi occupo di Reiki, sono operatrice Reiki, master Reiki nello specifico. E quindi ho uno studio dove faccio dei trattamenti in presenza o per chi vuole anche a distanza di Reiki. Reiki è uno dei tanti strumenti che tu usi, no? E ti ricordi a che punto eri del tuo viaggio quando sei arrivata a Insight e hai deciso di iscriverti rispetto all'intuito e all'extrasensoriale? Cos'è che non funzionava troppo? Allora, di certo ero meno sicura di quello che avvertivo, no? Di quello che mi arrivava, cioè magari c'erano degli episodi, però non sapevo collocarli con esattezza, no? Non sapevo capire bene, decodificarli, diciamo. Ora ho molta più padronanza di questi strumenti. Senti una cosa, durante il percorso è emersa una specificità che insomma ha colpito diverse persone, me per prima perché mi è stata molto utile. Perché dovete sapere che avevo perso una scatola con dei gioielli che stavo cercando da mesi, e a un certo punto ho recuperato anche le Lenormand per chiedere alle Lenormand e poi ho chiesto sul gruppo, no, sul lab delle ragazze e Cristina mi ha detto esattamente dov'era. Quando mi ha detto guarda, lo trovi nell'armadio bianco, ho guardato mio marito e gli ho detto bisogna andare a casa dei tuoi perché appunto era all'interno di questo armadio bianco e ho postato poi sul gruppo la foto con la mia mano, con la scatolina, con l'armadio bianco alle spalle. Ecco, questo fenomeno delle visioni che ti aiutano a trovare oggetti e cose è una delle specificità, mi viene da dire, che hai iniziato a vivere durante il percorso. C'è Sì, stato qualche altro aneddoto particolare? Vuoi raccontarci qualcosa? allora, sì, ci sono stati in realtà vari aneddoti simili a questo, nel senso che c'era un mio amico che aveva perso un mazzo di chiavi, era certo di averle in casa perché erano della macchina e dell'ufficio, la macchina era lì, quindi lui era rientrato con queste chiavi, però non le trovava. E io in base, ecco, alle mie conoscenze, sfruttando queste tecniche olistiche, mi sono messa lì, concentrata e alla fine ho avuto questa immagine netta di dove fossero. Quando gliel'ho scritto, è andato a cercarle nel posto dove gliel'avevo detto, c'erano le sue chiavi, e quindi entusiasta, insomma, di per lì un po' sconcertato, Ci credo. però poi felice. E poi sono successi altri due episodi con delle pietre, dei cristalli che non trovavano più, e io gli ho detto l'esatta collocazione di dove erano in quel momento. E quando gliel'ho dato proprio con precisione, il messaggio è stato: guarda, non so che dirti, con la foto, e c'era la pietra che stavano cercando. La stessa cosa era successa con la coppia di cani, ti ricordi che l'avevi Con la coppia raccontato di poi nei cani, lab? Sì. sì, erano praticamente scappati dei cani da casa e io ho avuto questa serie di immagini, di informazioni, praticamente che era il percorso poi che avevano fatto, perché dai proprietari poi mi avevano dato conferma che loro quella strada con i cani la fanno. E poi sono tornati e io poi lì ho avuto anche la conferma che fossero tornati, perché stavo facendo poi un trattamento Reiki ad una persona e mi è arrivato proprio da dire: ecco, sono tornati a casa. E in quel momento al piano sopra c'è un cane che però io non ho mai sentito, tranne camminare, ha abbaiato per la prima volta. E da lì a qualche istante dopo mi è arrivato il messaggio della proprietaria del cane e erano rientrati entrambi, insomma. Senti, in famiglia, cosa che ti dicono di queste nuove abilità? Come la vivono?
O meglio, com'è Allora. cambiato il tuo modo di raccontarle, no? Perché quando facciamo il percorso diventiamo molto più sicure e temiamo, di solito temiamo meno il giudizio. Sì, poi ho anche due figli, oltre il marito, quindi due figli grandi. Allora, adesso anche loro sono un po' entrati in quest'ottica di idee, no? Che c'è comunque un qualcosa oltre, no? Che noi non lo percepiamo, ma esiste. E quindi, ecco, si stanno avvicinando a questa nuova mia Sono abilità. rassegnati ormai. Questa. Sì. Vedrai Sì, che anche perché poi. quando sparirà qualcosa, perdono il portafoglio, vedrai che sarai la prima persona a cui Sicuro, chiedono. no, no, sicuramente, sicuramente. Senti, Però qual ecco, è si stanno. stata la cosa che ti è stata più difficile nel percorso e quella che invece ti è piaciuta di più? Allora, ma difficile forse non più di tanto nessuna situazione. L'unica cosa che ecco che uno deve mettersi in gioco, quello sì, nel senso che, per esempio, io ero in macchina con una mia amica un po' di mesi fa, e dietro eravamo, davanti c'erano i mariti. Camminavamo, no, la macchina stava andando, questa si stava addormentando e io ho avuto, no, quel flash di dire. Se dorme deve mettere la cintura perché adesso lui frena, il marito frena. E poi gli ho detto, vabbè, ma uno quando dorme è meglio che la mette la cintura. Quindi è stata la mente, no, che ha superato l'istinto e in quel momento c'è stata una frenata e lei momenti stava andando addosso al sedile. Quindi ho detto, vedi, adesso gliel'avrei detto subito. Cioè, mentre prima lo davo quasi per scontato, dicevo, vabbè, ma quando uno dorme per sicurezza è meglio avere la cintura. A me invece era arrivato che sarebbe avvenuto da lì a breve una frenata. Però non gli ho dato ascolto. Non è dato peso. Sì, di solito succede anche per cose anche molto più grosse, Sì. no? C'è gente che non ho detto a mio marito di frenare e poi hanno avuto davvero un incidente all'interno del percorso, per cui il superare, no? Tutto il lavorio di ricevere l'informazione, processarla, razionalizzarla è proprio una delle cose che avete imparato a fare, insomma, per ritrovare Sì. il vostro potere. Senti, è quella che invece ti è piaciuta di più? Allora, piaciuto di più? Allora, partiamo dal presupposto che a me mi è piaciuto tutto il percorso, perché allora, sarà che io già come carattere sono molto introspettivo, come già il mio segno zodiacale, lo scorpione, no? Non si ferma alla superficie, ma Eri scende in nel tuo. profondità. Ero nel mio, praticamente a mio agio. E quindi queste cose, cioè trovare delle spiegazioni che non sono nella realtà, ma sono nascoste e ci sono, ma non perché noi non le vediamo, non ci sono, anzi tutt'altro. E quindi questa cosa mi è sempre piaciuta. Quindi anche l'uso degli oracoli, che magari io già l'avevo acquistati da un po', però me li tenevo lì da parte. Adesso invece pongo delle domande e quando mi arriva che giro questa carta e proprio c'è questa proprio risposta chiara anche durante i lab, no? Perché dico ok, usiamole e cioè è una cosa sconvolgente, sconvolgente nel senso positivo del Positivo. termine, cioè che è uno strumento che veramente dice tanto, che abbiamo a disposizione e non crea, cioè ecco. Da usare, da sfruttare Anche perché benissimo. adesso, oltre alle informazioni della carta, c'è tutto quello che arriva dopo, no? Tutte le immagini, eccetera, che Sì. prima non c'erano e quindi diventa una ricchezza doppia. Senti, hai accennato ai lab. Come ti trovi? È una dimensione che ti piace? Sì, molto, molto perché lì c'è un confronto tra noi che sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Quindi non bisogna, no, usare né parole diverse né stare attente magari a quello che si dice perché siamo allineate perfettamente e quindi si crea una sinergia pazzesca, un'energia potentissima. E è molto bello perché magari ognuna di noi, pur essendo molto diversa,
e arriva con magari capacità diverse, no? Di vedere il centro è sempre quello, però si arriva, no? Da vie diverse, però poi la risposta è simile. E quindi questa cosa è bellissima perché magari si pone, no, una domanda, ognuno cerca con i propri strumenti di trovare la risposta, no? E quelle che arrivano però sono tutte allineate, Esatto. eppur provenendo da vie diverse, e questo è veramente bello. E tra noi poi c'è anche chi fa, no, delle domande, e no, dice guarda, tutte noi poi siamo pronte in base alle nostre, no, disponibilità, a rispondere. Quindi è bello, sì, assolutamente. È un supporto, Sì, anche quindi perché alla importante. fine, sai, quando, come dicevi tu prima, no, sono settori talmente tanto grandi e poco diffusi che quando uno inizia a studiare poi diventa un bella questa cosa, aspetta che approfondisco, ah c'è anche questa, studio anche questa, Sì. diventa una così un percorso, un cammino che in realtà non finisce con la fine delle Mai. cole, infatti rimanete dentro e continuate con i lab, insomma, a fare scambio. Per cui sono curiosa di vedere lunedì che cosa c'è, una questione che è interessante da porvi, ve lo racconterò poi. Cristina, io ti ringrazio infinitamente, non solo per questo, ma anche per tutto quello che mi hai fatto per aiutarmi a arricchire il percorso, insomma, con tutte le idee che abbiamo portato fuori, soprattutto nell'ultima call, e ci rivediamo nei lab. Quindi grazie intanto per essere stata con Grazie, noi. grazie, Grazie a te. grazie, grazie a tutti.